Lavori. Allora, signore e signori, buonasera. Ci tengo in particolar modo a ringraziare la Croce Rossa per la disponibilità di questa bellissima sala e ringrazio sentitamente Cristina per l'ottima organizzazione, perché in gran parte dobbiamo a lei la riuscita della conferenza di oggi. Io sono Nicola Bizzi e sono il titolare di una casa editrice che si chiama Edizioni Aurora Boreale. Una casa editrice che fa un po' da patrocinio all'iniziativa odierna, a questo nostro convegno che vuole affrontare tematiche quali il signoraggio bancario e temi ad esso strettamente correlati, che sono conseguenza della crisi economica che pesantemente stiamo vivendo. La casa editrice che mi sono proposto di costituire un paio d'anni fa è un'esperienza coraggiosa, anche un po' folle se vogliamo dirlo, vista la situazione di incertezza in cui versa l'editoria italiana. Ma quando non sono tanto i soldi a smuovere i progetti, ma soprattutto se sono gli ideali a farlo, questi riescono ad andare avanti nonostante le difficoltà. Ci proponiamo infatti di portare avanti tutta una serie di tematiche scomode, tematiche che magari non vengono comunemente trattate dai giornali, dai grandi quotidiani, dai grandi mezzi di informazione, che lo sappiamo ormai sono tutti addomesticati, sono tutti asserviti alla mentalità dominante. L'Italia, magari noi non ce ne accorgiamo perché in Italia ci viviamo, ma io parlo spesso viaggiando continuamente per motivi di lavoro, parlo spesso all'estero della situazione di tematiche come la libertà di stampa, per esempio, e mi sono reso conto che addirittura parlandone con iraniani abbiamo convenuto che c'è più libertà di stampa in Iran che in Italia per certi versi, e lo stesso in tanti altri paesi che in Italia invece vengono erroneamente bollati come paesi dove non circola libera informazione. Nel nostro paese l'informazione è completamente manipolata, completamente asservita a tre o quattro grossi gruppi di potere che poi si sono omologati a vicenda nel diffondere le notizie. Vengono diffuse solo le notizie che fanno comodo, solo le notizie che sono funzionali a determinati progetti che poi si inseriscono, senza essere cospirazionisti a tutti i costi, ma è sotto gli occhi di tutti, si inseriscono in queste logiche del nuovo ordine mondiale e della globalizzazione. Per questo noi ci proponiamo di fare una cultura scomoda, una cultura al di fuori dagli schemi, e stiamo cercando di organizzare in tutta Italia delle conferenze per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi che più ci stanno a cuore. Quello dell'economia è prioritario perché ci riguarda tutti da vicino. Quindi oggi abbiamo diversi relatori preparati che faranno degli interventi molto interessanti, e nel corso della giornata di oggi faremo anche la presentazione di un nuovo prodotto editoriale, che è una rivista che la mia casa editrice ha lanciato da pochi mesi, che si chiama Aesir. Questa rivista, che è un bimestrale, ha un sottotitolo che è Dal remoto passato verso le libere civiltà del futuro. Ma non sarò io a parlarvene, ma ne parlerà Guido Maria Stelio Mariani, che è qui presente in sala, che ne è l'ideatore, nonché direttore editoriale. Passo adesso la parola a Riccardo Berti. Allora, buonasera. Diciamo, il primo argomento di cui mi voglio occupare è il discorso del consumismo e della crisi occupazionale. Allora, anche se mi piacerebbe parlare, diciamo, dal punto di vista politico, ci siamo propensi oggi, visto che siamo ospiti, di parlare invece dal punto di vista economico, finanziario, e quindi diciamo metto un attimo a frutto le mie esperienze lavorative, che sono amministrative, e vi volevo parlare di una cosa. Allo scorso anno il nostro paese ha festeggiato i suoi primi, e forse ultimi, ma non si sa, 150 anni di nascita, parlo di Repubblica, ma direi c'è proprio poco da stare allegri. Le notizie che giungono dal mondo del lavoro, si parla di una disoccupazione certificata Istat sul 9,3, ma pare che sia ben oltre il 10-11%.
si parla di un 35% di disoccupazione giovanile, che è roba da terzo mondo, non danno quindi segnali assolutamente confortanti, né sia sul contesto internazionale, perché Spagna e Portogallo, parlo senza microfono meglio, perché Spagna e Portogallo stanno molto peggio di noi, però noi comunque ci dobbiamo occupare della nostra comunità nazionale e quindi siamo in Italia e diciamo sarebbe bene un attimo concentrarsi sulla situazione italiana, quindi occupiamoci un attimo del fronte interno. Mi ha colpito molto una scena che si è verificata alcune settimane fa sia a New York che a Roma, dove ci sono state 5.000 o 10.000 persone, non mi sbaglio, davanti a un Apple Store per comprare l'ultimo modello di iPad, non mi ricordo. Allora, qui siamo a Quarrata, insomma, diciamo che è un paesino di provincia, è come immaginiamoci se tutti, quanti abitanti c'è a Quarrata, non lo so. Quasi 30.000. Ecco, diciamo, è come diciamo se mezza Quarrata si trasferisse una mattina e tutti, come degli ebeti, si trasferissero tutti all'Apple Store, andare a comprare la stessa cosa. Tu ci pensereste, probabilmente siamo tutti impazziti. E questo si è verificato a New York, a Milano, a Roma. L'hanno fatto girare sui circuiti mediatici, telegiornale, una cosa quasi fumettistica, ma direi che è una cosa, diciamo, paradossale. E questo direi quasi aberrante, perché è datato, il problema sono due motivi principali che sfuggono non ai presenti o ai più, perché ormai sono entrati completamente nella nebbia più totale. Diciamo abbiamo due aspetti, uno lo sfrenato consumismo indotto, parlo di indotto perché diciamo possono essere 5-6 decenni che la nostra società di tipo occidentale è completamente dedita a un tipo di consumismo che non ha nessun precedente nella storia mondiale. Questo ci ha portato al secondo aspetto di cui parlare, che la grande distribuzione ha totalmente distrutto e devastato la piccola vendita al dettaglio. Questo cosa vuol dire? Analizziamo il primo aspetto, che è quello del consumismo, e che lo ricollego alla crisi occupazionale, perché ricordatevi che consumi e crisi occupazionale è come, più che un cane, è come se un serpente si morde la coda. Fino ad ora il serpente si muoveva la coda, cioè più consumi più lavora. Ora il serpente non riesce più a morire, io uso questa metafora, può sembrare anche un po' pittoresca, ma insomma il serpente si è rotto l'ingranaggio, il serpente non riesce più a mangiarsi la coda e quindi essendosi rotto il tutto, cosa succede? Diminuiscono i consumi e diminuisce il lavoro. Siamo di fronte, ora leggo perché almeno riesco un attimo a costruire meglio il discorso, siamo di fronte alla totale saturazione del mercato nei confronti della forza lavoro. Nonostante questo, l'unica soluzione prospettata dai grandi economisti su cui intende reggersi l'economia globale è quello dei consumi indotti, quantunque inutili. Processo iniziato nel dopoguerra e portato, diciamo, al suo estrinsecarsi più importante dal boom economico degli anni Ottanta, è arrivato purtroppo, direi penosamente, ai giorni nostri. Questo continuo processo di supporto indotto serve per puntellare con dei fondamenti, ora magari poi chi viene dopo di me parlerà anche di check, la moneta finta, la carta finta. Stiamo andando verso un sistema che prevedrà l'abolizione del contante, è tutto un sistema che forse se non si riesce a vedere nella sua globalità non si riesce bene a percepire. Il continuo processo di supporti indotto serve per puntellare il consumo non del negozio di Quarrata, del negozio di Pistoia o del negozio, ma serve per puntellare il consumo delle grandi corporation che continuano, specialmente nei settori tecnologici, a proporre tutte le settimane, di qui mi ricollego alla scenetta che vi ho raccontato prima dell'Apple Store di New York e di Roma, continuano a produrre materiale che ha una durata tecnologica di breve mese, tutto per continuare a garantire questo continuo consumo e la sopravvivenza sia delle corporation tecnologiche sia delle corporation finanziarie. Questo giochino, diciamo, si sta cominciando a rompere. Il primo settore da dove ha cominciato è quello del settore automobilistico. Perché? Perché il settore automobilistico
è quello che prevede l'acquisto di materiale che costa 18, 20, 30 mila euro e quindi era chiaramente il primo che doveva saltare. Per ora è saltato quello, non è ancora saltato il giochino dei vestiti, non è ancora saltato il giochino dell'iPad o dei telefonini, perché sono comunque beni, a parte sono beni tecnologici e quindi sono comunque beni più appetibili sia dai giovani, comunque anche dai meno giovani, sia perché hanno un costo pro capite, diciamo meno, il valore assoluto minore. Invece il mercato dell'auto è quello che ha avuto il primo tracollo. Diciamo, infatti con aggiornamenti la tecnologia riesce ancora a supportare questo consumismo indotto, perché anche con aggiornamenti tecnici questo cellulare potrebbe essere il modello 1, 2, 3, domani esce il modello 1, 2, 3, 4, 5 che magari costa 100 euro e con aggiornamenti tecnici, diciamo, tutto sommato futili, riescono a manovrare una massa di gente per acquistare il modello successivo e questo è proprio è portato a dei livelli parossistici per cui si riesce incessantemente a coinvolgere l'unico tipo di propensione al consumo che riguarda la grande distribuzione. In paesi come l'Italia, dove la vendita al dettaglio era uno dei cardini portanti della nostra economia, insieme a tutta quella struttura diffusa di migliaia di piccole e medie imprese, io parlo di piccole imprese dai 15 ai 20, ai 20 dipendenti, la situazione è completamente deteriorata ed è, io sto a Firenze, però negli anni 80 venivo, di Quarrata prima era, dal punto di vista del mobilificio, per esempio era l'ombelico del mondo, ora purtroppo cioè, è sotto l'occhio di tutti cos'è Quarrata e questo spesso, se qualcuno mi può, non è che se qualcuno sta a Quarrata mi può dire di no, ma non credo che gli mobilifici che fossero a Quarrata fossero delle corporation, spesso erano aziende di livello familiare. Ora invece ha aperto l'IKEA, ha aperto Mondo Convenienza e quindi tutto ciò sta morendo. Se si veniva a Quarrata 25 anni fa era tutta un'altra musica e questo è fondamentale, ma questo posso dire gli edifici, si potrebbe dire del tessile, si potrebbe dire il fornaio, perché poi io sto in una grande città e vedo che anche laddove apre la pop, laddove apre l'Esselunga, muore il piccolo negoziante. Cioè è una cosa automatica proprio. Quindi questo aspetto ha una rilevanza enorme perché non è ancora, si è percepito a livello forse diciamo di quartiere, ma non è percepito a livello globale, perché la perdita di posti occupazionali a tempo indeterminato, io parlo a tempo indeterminato perché c'è la cassa integrazione straordinaria, l'ordinaria, i contratti di solidarietà, ma poi alla fine può durare un anno, due anni, la fine purtroppo è sempre la stessa. Quando un'azienda di 1.000, 2.000, 3.000 persone comincia la cassa integrazione, ora, forse 10 anni fa, 15 anni fa no, ma ora purtroppo il segnale è quello lì, è sulla via del non ritorno, è sulla via del non ritorno. La perdita di posti occupazionali appunto a tempo indeterminato all'interno delle strutture di vendita al dettaglio spesso è dovuta per ridimensionamento e poi chiusura delle stesse. L'aumento di precariato è dovuto comunque all'occupazione gestita dalla grande distribuzione, perché se voi andate in qualsiasi grande magazzino e fermate uno dei dipendenti vi dirà che ho un part time, un precario, un contratto a tempo. Quindi dove c'è precarietà spariscono i consumi, dove spariscono i consumi spariscono le ditte, dove spariscono le ditte sparisce l'occupazione, è tutto un, io l'ho chiamato serpente, ma chiamiamolo, è tutto un ingranaggio che è completamente saltato. Purtroppo, ora vado un attimo su un tema un po' più, è un problema anche di cultura, ora la chiamerei occidentale, ma chiamiamolo come, il problema è proprio nostro, che non siamo, vuoi per le, chiamerei quasi un discorso antropologico o sociologico, è talmente spinto a questo discorso dei consumi è talmente spinto all'interno della propria cerchia, non dico familiare, proprio dell'esistenza, che non riusciamo a percepire, cioè voi dovete immaginare, io dico più giovani, meno giovani, come siamo, come viviamo ora e come vivevamo magari negli anni 80 o come negli anni 90.
è proprio tutta la struttura a livello sociologico che è cambiata, ma questo è proprio frutto di un disegno che deve portare l'uomo medio, l'uomo economico, come chiaramente di uomo medio si può parlare di uomo economico, verso il paradigma del nasci, produci, consuma e poi crepa. Guarda, sono un po' forte nel discorso, ma questo discorso è un po' forte, ma è così. Andiamo un attimo avanti. Il problema è che tutta la struttura economica del sistema capitalistico è stata basata sul consumismo indotto e non sul consumismo di necessità. Tale pesante sbilanciamento può essere sorretto soltanto in periodi di continua espansione economica, che è tipo dei periodi post-bellici, quelli post-pacificazione, diciamo, dove c'è la ricostruzione di infrastrutture e quindi un periodo di espansione economica. Adesso invece siamo nel tipico periodo Grande Depressione 1929, anche se si svolgerà in un'altra maniera, non ci sarà un crollo come c'è stato in America, perché ora hanno strumenti diversi, hanno la possibilità di buttare, di infilare nel sistema finanziario moneta virtuale, per cui ci metteranno di più per crollare, ma i sintomi... L'inflazione, stagflazione, se ne parlava, qui non siamo in recessione, qui siamo già in depressione, cioè chiamiamola come vuoi, posso interroccare i dati, li posso ammettere come vogliono, ma siamo in piena depressione. Soltanto hanno degli strumenti ancora virtuali, non direi virtuosi, più che altro virtuali, per far girare un po' di denaro e per, cioè, direi per buttarla su un soft landing, come dicono gli inglesi, diciamo, però l'atterraggio non sarà comunque morbido. Per farla cadere un po' a foglia di... A foglia, sì. A foglie, però l'atterraggio, la foglia prima o poi deve atterrare, sì, sì. Per cui si tratta di capire soltanto quando atterrerà, come atterrerà. Per cui diciamo, ecco, vi lascio con questo messaggio, non apro, ho aperto questa conferenza, un messaggio non tanto buono, però io diciamo mi concentrerei sul discorso del consumismo legato all'occupazione. Dobbiamo cercare, anche proprio come noi usiamo il termine spesso come comunità nazionale, di cercare di migliorare anche sia in gruppi, sia in associazioni, sia in case editrici, sia in movimenti politici, se ci sono, migliorare la qualità delle persone come comunità. Quindi questo cosa vuol dire, a mio modo di vedere? Vuol dire innanzitutto migliorare la qualità del consumo. La qualità del consumo si può migliorare in tanti modi, non solo usando le classiche frasi compra prodotti italiani, quello può essere anche vero sicuramente, meglio comprare un prodotto italiano buono che 5 prodotti cinesi, ecco, quello è poco assicuro. Però bisogna anche un attimino, a mio modo di vedere, migliorare la qualità del consumo, nel senso, allora, dal punto di vista sociologico è vero che le persone comunque hanno da spendere e svagarsi. Si può pensare che la gente spenda soltanto per andare all'opera, oppure per comprare i libri di Marx, oppure per, nel senso, non si può soltanto avere il consumismo impegnato, bisogna avere anche il consumismo ludico, perché se no non saremmo uomini. Non si può, ai tempi dei romani avevano il consumismo ludico, non vedo perché 2000 anni dopo non dovremmo avere, però mi sembra che sia una delle caratteristiche proprio che ha causato migliaia di posti di lavoro, questo consumismo di materiale inutile. Dobbiamo cercare di migliorare la qualità del consumo alimentare, la qualità del consumo tessile, la qualità del consumo culturale. Bisogna cercare un attimino di ritarare le nostre necessità e di direzionare anche le liquidità verso coloro che hanno la possibilità di dare lavoro. Perché all'IKEA di dare lavoro a 1000 persone o 2000 o 5000 non ne può fregare di meno, vi posso garantire, non ne può fregare di meno. Alla Sony, 15 giorni fa, hanno licenziato 10.000 persone, dalla mattina alla sera, 10.000. L'ho saputo non dalla televisione, ma ero a prendere il pane, un'azienda che nell'indotto Sony, gli hanno bloccato le forniture in Italia, e hanno bloccato le forniture perché in Giappone hanno licenziato 10.000 persone, quindi c'è 10.000 licenziati in Giappone e America, in più ce ne sarà altri 500-600 in Italia per l'indotto, e chiaramente tutti i telefonini e i televisori poi hanno da essere distribuiti, quindi salta il terziario e salta tutto.
Quindi io rilascio queste buone notizie, ringrazio tutti per... Allora io a questo punto chiamerei Stelvio Dal Piazza.